Il comune di Santa Cesarea Terme si colloca sul versante orientale del Salento, con il suggestivo litorale che rientra nel Parco Naturale Regionale Costa Otranto, Santa Maria di Leuca e Bosco di Tricase. Il territorio si presenta all'interno dello scenario turistico salentino tra le località marine più attrattive e ricercate. Il centro abitato si apre ai piedi di un'altura verdeggiante, anticamente denominata Montem Saracenum, sulle cui propaggini si erge l'omonima Torre d'Allerta, conosciuta anche come Torre di Santa Cesarea, e un tempo comunicante con il circuito di Torre Specchia La Guardia e Torre Minervino. Il territorio costiero è segnato dalla presenza di acque sorgive termominerali dalle proprietà benefiche, rese uniche dalla particolare presenza chimica del bromo, dello zolfo e del gas idrogeno solforoso. Le acque di Santa Cesarea Terme erano già conosciute in epoca antica. In particolare, i caratteristici odori sulfurei avevano suggestionato i tanti esploratori e marinai che frequentavano le coste del canale d'Otranto, favorendo la nascita di diverse leggende. Santa Cesarea si lega così al mito dei giganti lauterni, i quali trovarono la morte nelle tante grotte e cavità del litorale, e la dissoluzione dei loro corpi rese sulfure quelle acque sotterranee, riconoscibili dal tipico odore pungente. Ma è in epoca cristiana che il territorio e il suo nome si legano a Santa Cesarea, vergine eremita che secondo la tradizione trovò riparo nelle grotte del luogo per sfuggire alle pericolose attenzioni del padre. Ad attestare la forte devozione del popolo per la sua protettrice si erge nel paese la chiesa del Sacro Cuore di Gesù, costruita nel 1924 in sostituzione dell'antica cappelletta, che secondo la tradizione sorgeva sul luogo in cui ispirò la giovane santa protettrice. Alle spalle della chiesa sorge l'ex convento dei Frati Minori, edificio che ospita all'interno il Museo del Mare. Il museo conserva un'interessante collezione di reperti provenienti dal mondo marino ed è possibile ammirare una preziosa raccolta storica di attrezzature subacquee. Dalle terrazze di Santa Cesarea è facile perdersi nel suo ampio mare, che è il vero protagonista ed il custode dell'anima antica e spirituale di questi luoghi.